Il notiziario di Senigallia Notizie, mercoledì 15 di febbraio. 5 mesi dall'alluvione nelle valli Misenivola, le attività del comitato, 15 settembre. Gli alluvionati si sono organizzati e attivati su molti fronti, dai lavori urgenti ai progetti a incontri con istituzioni e cittadini. Ricostruzione ponte del Coppetto sulla provinciale 17 tra Ostra e Ostravetere sarà a campata unica. Incontro del vicecommissario Babini in provincia di Ancona per accelerare la ricostruzione dei ponti distrutti dall'alluvione. Fondazione Città di Senigallia, la replica di Canafoglia a Romano e Pagani. Il commissario: devo rispettare la legge e sui farmaci delle farmacie pubbliche. Cultura della legalità, i carabinieri incontrano le classi quarte del Corinaldesi Padovano. Con gli studenti, la comandante Roberto ha centrato il focus su violenza di genere, abusi alcolici, uso e spaccio di stupefacenti. Corso di formazione per operatrici di sportello antiviolenza a Senigallia organizza Dalla parte delle donne. Debutto dell'associazione Confluenze alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Proposti 2 itinerari culturali incentrati sulla figura di Mario Giacomelli e sulla fotografia a Senigallia. Senigallia aderisce alla Green Food Week. Le mense italiane sono invitate a offrire menu sostenibili con piatti a minore impatto ambientale. L'associazione Salotto comunica che la conferenza con lo storico Leandro Sperduti, Rinascimento e esplorazioni geografiche, si terrà lunedì 20 febbraio e non, come scritto nel programma, martedì 21. Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha deposto venerdì scorso 10 febbraio ad Osimo, in occasione del giorno del ricordo, una corona di alloro davanti al monumento agli esuli istriani, fiumani e dalmati, agli esuli del mondo. È importante perché siamo nel giorno del ricordo, una giornata stabilita a livello nazionale come momento di riflessione e sulla triste storia, la triste pagina che ha coinvolto gli italiani, i giuliani, istriani, dalmati, subito dopo la seconda guerra mondiale, 10 febbraio del 47, quando sono stati in qualche modo cacciati dalle loro terre. Indipendentemente dalle motivazioni, dal contesto storico, è una ferita che ancora ci portiamo dietro e che credo il ricordo possa colmare. Farlo qui, come in altre parti della regione, in cui si stanno svolgendo altre manifestazioni, significa in qualche modo dover riflettere su quello che è avvenuto affinché non ci siano più esuli, né giuliano, istriani, dalmati, né di nessun'altra razza, di nessun'altra parte delle nostre comunità. Qui ad Osimo, sede del Trattato di Osimo del 1975 che restituì parte dei territori all'Italia, un monumento installato dal 1999. Beh, già allora, proprio perché Osimo è stato involontariamente sede di questo trattato che restituiva la zona B all'allora Jugoslavia, gli osimani si sono fatti interpretare di un sentimento in qualche modo di non colpevolezza per quello che era successo, e quindi l'amministrazione di allora, di cui io ne facevo parte, decise praticamente di realizzare, far realizzare quest'opera per conto dello stesso comune e fatta poi realizzare dall'artista Pierpaoli, affinché ci fosse un segno evidente di un collegamento fra questa sponda dell'Adriatico e l'altra parte, e per favorire e accogliere tutti coloro che erano esuli, cittadini appunto giuliani, istriani dalmati. Ci furono molte contestazioni per la realizzazione di questo monumento, ma alla fine, una volta poi installato, è diventato un momento pacifico di ricordo e tale deve rimanere. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it.
Lo scatto di oggi appartiene a Luca Biagini dal titolo La Penelope. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Vediamo le condizioni meteo di giovedì 16 febbraio sulle Marche. Cieli in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste piogge, temperatura massima 11 gradi, minima 2. I venti saranno moderati, il mare quasi calmo. La farmacia di turno nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 di febbraio è la farmacia Manocchi in Piazza Roma a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.